presenza della Madonnina e iniziamo il nostro percorso che ci porterà Corno Grande, vetta orientale, che è il nostro obiettivo di oggi. Vamos, ci aspetta un giornatone a Bomberos. A Bomberos con Phil e Fabius. Franchetti, ci siamo quasi. Dietro di me c'è il Corno Piccolo. Lasciamo il rifugio Franchetti alle spalle e intraprendiamo il sentiero breve a mezza costa che ci porta sotto la parete nord della vetta orientale del Corno Grande, dove ci aspetta l'attacco della via ferrata Ricci. Da qui a inizio la ferrata. Qui si vede la Madonnina, l'arrivo della funivia di Prati di Tivo. Stiamo aggirando, diciamo, questo spigolo che ci porterà tra poco sull'affaccio, la parete est del Corno Grande, che è tra l'altro quella più maestosa, con un salto di più di 1000 metri. Minchia, da qui sotto si vede l'autostrada e questa è la grava di Biselli, dove noi abbiamo disceso la cascata di Biselli, quella di 70 metri in canyoning. Siamo parecchio in alto, 2531 qui. Iniziamo a girare sul versante all'inizio di questo attacco, che è la parte più ripida della ferrata. Si intravede già la parete est. Qui dietro c'è il bivacco Bafile. Corso alpino sta facendo un recupero sicuramente, e noi dobbiamo proseguire su questa cresta fino alla vetta orientale del Corno Grande.
ancora più l'attacco finale. Ed ecco di fronte a noi il catino del calderone, di quello che è rimasto, i resti di un antico ghiacciaio, che sarà la nostra via di rientro per il Franchetti che è lì dietro. La cresta continua e anche abbastanza esposta da un lato e dall'altro. Stancante, stancante, ci vogliono parecchie energie. Parecchio. Ed eccoci in vetta. Imperatore, la vetta occidentale. La discesa attacca ripida l'anfiteatro del calderone, che è semplicemente monumentale, spettacolare. Dopo un primo tratto di ferrata ce n'è un secondo un po' più verticale e poi arriviamo su questa che è la base del calderone. Poi il sentiero si inerpica, dobbiamo raggiungere la sella dei due corni lì e poi scendere fino al rifugio Franchetti che è qui dietro. È spettacolare questo anfiteatro monumentale di roccia. Ritmo, ritmo. Superato l'anfiteatro del calderone, in discesa stiamo puntando la sella dei due corni che divide appunto il corno piccolo dai due corni grandi del Gran Sasso. Dietro di me le fiamme di pietra, pietra. Continuiamo la discesa verso il rifugio Franchetti. Ciao Franchetti, ciao vetta orientale.